Hernandez che ha spazio, Oh, scarica ma che per Leao, roba, in area Rafa rientra, serve eh! Pulisic a rimorchio, finta di Pulisic, sinistro! Ancora Gol! Christian Pulisic, Milan in vantaggio! È gol! Se Giroud che è in traiettoria è regolare, in regolare. Gioco. C'è sì, quello in fondo regolare, che marcava Leao che dormiva. Ed è gol! Alza lo sguardo Rafa, va dentro ancora da Pulisic, protegge palla, spalla alla porta, ancora per Teo Hernandez, Leao chiude bene il triangolo con Teo, la palla in avanti per Loftus-Cheek. Questo è bello, 1-2, 2-0 del Milan. Bello. Non l'avevo visto, stavo scrivendo. Grande gol. Stai facendo un'amichevole questa cosa. Loftus, check. Loftus. Hai visto che fisico? Tizi, guarda che gol. Guardalo che è bellissimo. Guarda che roba. Allora, azione perfetta del Milan. Parliamo di una squadra dello Slavia in 10, quello che volete, l'azione molto bella. Però azione bellissima del Milan con un triangolo perfetto tra Teo Hernandez e Leao sull'auto di sinistra. Leao palla dentro per Teo, cross in area, perfetto al bacio per Loftus-Cheek, tap-in facile per il numero 8 che del squadra, Milan, ragazzi, 2-0 e possiamo dirlo, partita in ghiaccio per lo Slavia in 10. Quindi dovremmo essere sereni. Sullo 0-0 non era in ghiaccio in 10, no? Dovremmo essere sereni. Così, Slavia così dovrebbe fare 4 gol. Sullo 0-0 non era in ghiaccio in 10. Hai visto che fisico atletico siete fortissimi, siete. Ma vi aspetto al varco, non vi è preoccupate. È un Milan Real. Che vi aspetto al varco. Che prima o poi Cesano Boscone e Olmi finiscono. È un Milan Real! E anche non ti preoccupare. Occhio Leao, limite Leao, dell'area, rientra Leao. A giro! Golazzo di Leao! Che gol che ha fatto Leao! Tutto vero, lo Slavia, pochissima roba, ma Leao ha fatto un gol assurdo! Guardate il difensore, al limite dell'area rientra, che gol! La mette là, dove Stanek non può arrivare neanche con le ali. 3-0 a giro col destro, gol bellissimo. Qua anche se lo fai in allenamento è bello. Gol dello Slavia, golasso, bellissimo gol. Numero 35, a breve vi diremo con precisione il marcatore, che esulta con un'esultanza alquanto particolare. No, già che esulti sei sul 3-1. Non mi arrabbio perché vabbè è qualificazione archiviata, però mi dà fastidio ogni volta dover prendere un gol, cioè non riusciamo a mantenere la porta inviolata. Il gol è di Jurasek, sinistro a giro dall'interno dell'area di rigore, 1-3, totale 3-7, direi che non cambia granché a livello di qualificazione, ma va annotato il gol.